La Banca di Credito Cooperativo BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani sostiene il Settembre Culturale al Castello, una manifestazione organizzata dalla città di Agropoli che è giunta alla sua 12ª edizione. Tante le novità presentate ad Agropoli. Ringraziamo veramente tutti gli sponsor, in particolare la BCC, perché è sempre vicina alle iniziative di questa città e quindi un ringraziamento particolare a loro, alla loro sensibilità. Io credo che però anche per loro partecipare a questo progetto sia un momento anche per loro di orgoglio, perché riteniamo che il Settembre Culturale ormai sia un evento che a livello nazionale ha una risonanza importante, quindi è giusto e corretto che la banca ci stia vicino, ma è giusto e corretto che noi la ringraziamo, perché anche grazie a loro siamo riuscito a costruire un evento con tantissimi personaggi di livello nazionale e internazionale, quindi insieme vivremo questo settembre, penso, ricco di soddisfazioni. Quest'anno è dedicata alla tradizione del passaggio di San Francesco d'Assisi nella nostra città. L'adesione dell'arcivescovo di Benevento, il quale è il massimo esperto e studioso oggi su San Francesco d'Assisi, che verrà a presentare un suo lavoro il 26 di settembre. Quest'anno penso che abbiamo alzato un po' l'asticella rispetto agli altri anni, cercando di accontentare un po' tutti i gusti, perché si va dagli scrittori puri, quali può essere Diego De Silva, Maurizio De Giovanni, a personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno scritto dei libri, perché la rassegna è dedicata al libro e alla lettura, e quali Kim Rossi Stewart, Chiara Francini, che ormai esula un po' anche dal mondo dello spettacolo, è diventata una vera e propria scrittrice, e avremo, posso assicurare, ogni serata a un suo particolare momento di altissimo livello culturale. Avremo anche Chiara Maci, che è la nostra concittadina nata ad Agropoli, nota giornalista enogastronomica, insieme al suo compagno, il famoso chef Filippo Lamantia. Un mese di settembre veramente interessante, che fa sì che la nostra rassegna, ormai conosciuta in tutta Italia, abbia travalicato ampiamente i confini della regione Campania.